tutti sanno il motivo per cui questo è accaduto. Probabilmente ho acquisito troppa autonomia nell'operatività, questa autonomia ha dato fastidio a qualcuno che così lavorava, che è rimasto nell'ombra e rimanendo nell'ombra ha potuto dire, fare e disfare. E quindi ha cercato di minare la mia professionalità. Di fronte al secondo risultato negativo, evidentemente queste negatività sparse e disseminate durante la stagione hanno avuto il sopravvento. In un momento così di ira il presidente ha preso questo provvedimento, ma lui stesso, dicendo che mi ha mandato via perché sono troppo signore, rende evidente il fatto che non ci fosse una ragione reale. Nella lettera di esonero lui mi dice di mancanza di empatia, cioè, tutte ragioni molto eteree, se vogliamo, di concreto c'è poco. Questa parte della stagione non si poteva fare diversamente. Massimo, come ha detto giustamente Totò, ci ha messo tutto l'impegno, però evidentemente ha avuto un impatto sullo spogliatoio anche da un punto di vista tattico, forse non positivissimo. Pillon ha avuto il buon senso, perché è una persona di buon senso, di ripartire da alcune certezze dovute anche alle caratteristiche tecniche di questa squadra, che era stata costruita con un certo sistema di gioco. Quindi è ripartita da quelle certezze lì, gli ha dato un pochino di equilibrio e la squadra ne ha subito tratto giovamento. La squadra di Zeman non ha mai giocato, cioè quella che era allenata da Zeman, secondo il mio giudizio, non ha mai giocato da vera squadra di Zeman, non ha mai, secondo me, come ho detto tante altre volte, non si è mai creato, secondo me, un vero feeling a livello tattico fra la squadra e l'allenatore. No? Zeman, la grande qualità di Zeman, delle sue squadre, la proposta offensiva, la capacità di attaccarti negli spazi, questa squadra non l'ha mai avuta, però è stata costruita per quel sistema di gioco lì. Quindi Pillon che cosa ha fatto, secondo me? Ripartì a Cittadella, perché la squadra di Zeman era una squadra equilibrata, quindi non era una squadra di Zeman, era una squadra che aveva una dislocazione di giocatori in campo 4-3-3, costruita per quella dislocazione di giocatori in campo. Pillon ha adattato quella dislocazione alle caratteristiche dei giocatori e ha ottenuto immediatamente un risultato.